cristiani sappiano amarsi sull'esempio del Signore. Questo è l'appello che Papa Francesco ha lanciato ieri ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro per la recita del Regina Coeli. Francesco poi ha ricordato il sanguinoso conflitto in atto nella Repubblica Centrafricana, chiedendo che si fermi immediatamente lo scontro armato. Il Papa poi ha annunciato che il prossimo 28 giugno nel Concistoro nominerà 5 nuovi cardinali provenienti da diverse parti del mondo, in particolare dal Mali, dalla Spagna, dalla Svezia, dal Laos e dal San Salvador. Sentiamo. L'amore a Dio e al prossimo è il più grande comandamento del Vangelo. Il Signore oggi ci chiama a corrispondere generosamente alla chiamata evangelica dell'amore, ponendo Dio al centro della nostra vita e dedicandoci al servizio dei fratelli, specialmente i più bisognosi di sostegno e di consolazione. Se c'è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai scontato anche per una comunità cristiana, è proprio quello di sapersi amare, di volersi bene sull'esempio del Signore e con la sua grazia. A volte i contrasti, l'orgoglio, le invidie, le divisioni lasciano il segno anche sul volto bello della Chiesa. Una comunità di cristiani dovrebbe vivere nella carità di Cristo, e invece è proprio lì che il maligno ci mette lo zampino e noi a volte ci lasciamo ingannare. E chi ne fa le spese sono le persone spiritualmente più deboli. Quanti di loro, e voi conoscete alcuni, quanti di loro si sono allontanate perché non si sono sentite accolte, perché non si sono sentite capite, perché non si sono sentite amate. Quante persone si sono allontanate, per esempio, da qualche parrocchia o comunità per l'ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di invidie che hanno trovato lì. Anche per un cristiano saper amare non è mai un dato acquisito una volta per tutti. Ogni giorno si deve ricominciare, ci si deve esercitare perché il nostro amore verso i fratelli e le sorelle che incontriamo diventi maturo e purificato da quei limiti o peccati che lo rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni giorno si deve imparare l'arte di amare.